Orologio da Taschino. Tutte le vite sono tanto necessarie da essere sacre a cura di VB. L'inizio di un apporto orale: un orologio da Taschino, eseguito attraverso Domenico Pollice, lo strumento del cenacolo Umanità in Movimento. Dopo il trapasso della moglie Elena, Domenico ha ripreso a donare Speranza con le sue materializzazioni, a chi ha bisogno di credere nei piani superiori di esistenza, come ha fatto per quasi 30 anni. In questo caso si è trattato di un apporto inatteso, perché chi scrive, Alessandro Lotti, il coordinatore del Cenacolo e la moglie di questi, Luciana Lalli, erano nella cucina della casa di Domenico e stavano per andare in trattoria. Ad un tratto ci siamo accorti che Domenico non partecipava più ai nostri discorsi, come avviene quando va in trance. Lo abbiamo accompagnato a sedersi e abbiamo atteso. Chi scrive non aveva portato la videocamera, perché in quell'occasione non era prevista nessuna materializzazione e improvvisando ha scattato questa foto con il telefonino. Non è riuscito a riprendere l'espulsione dell'intero orologio.